A Torino un convegno per sensibilizzare l'opinione pubblica verso le donne con disabilità. Questo è il tema dell'appuntamento intitolato Donne con disabilità tra doppia discriminazione e grandi potenzialità. L'iniziativa è stata organizzata in occasione dell'8 marzo, giornata internazionale della donna, ed è stata curata dalla sezione provinciale di Torino dell'Unione Italiana dei Ciechi Ipovedenti. Un tema, quello del convegno, di forte attualità. Un tema sicuramente di forte attualità. Noi, in occasione della Festa della Donna, abbiamo deciso di organizzare questo convegno per far luce sulla doppia discriminazione che subiscono le donne con disabilità in quanto donne e in quanto disabili. Il tema è molto trasversale, anche perché questa discriminazione plurima si rinviene in diversi ambiti, in ambito dell'istruzione, in ambito lavorativo, nel campo familiare, negli aspetti socio-assistenziali. Quindi le donne ad oggi, nonostante siamo nel 2018, continuano a subire queste discriminazioni. Un'occasione soprattutto anche per sensibilizzare. E noi ci teniamo, prima di tutto, a analizzare i punti critici di questo tema. Ci sono diverse normative nazionali e internazionali che trattano il tema, però puntualmente rimangono assolutamente disapplicati. Al contempo vogliamo far presente le grandi potenzialità che possono avere le donne con disabilità e fornire suggerimenti e strumenti alle politiche attive e alle istituzioni per far sì e di arrivare a una condizione di parità in tutto e per tutto con tutti con gli altri uomini. Cosa si intende con grandi potenzialità? Le donne con disabilità, al di là di quello che si pensa, possono avere grandissime risorse che però spesso vengono nascoste da stereotipi. Invece è giusto far presente che le donne con disabilità possono lavorare, ovviamente se dotate di strumenti idonei, al pari degli uomini e delle persone con disabilità, possono essere assolutamente mamme, possono curare bambini, possono avere una famiglia e possono anche essere femminili e trattare la propria femminilità a pari delle altre donne. Le conclusioni a questa giornata. Noi cerchiamo di fornire la sensibilizzazione all'opinione pubblica su un tema molto sentito e poco trattato per cercare di dare la possibilità a tutte e a tutti di avere una parità di trattamento in tutta la società.